Buongiorno amici rossoneri, nessuna news positiva quest'oggi riguardo l'affare Abraham, Salemakers, Kone, Jovic, tutti intrecciati. La dirigenza sembra un po' in confusione, come era un po' in confusione anche nell'ultima giornata dello scorso campionato, dove hanno provato all'ultimo a prendere 25.000 attaccanti, alla fine hanno puntato su Luka Jovic. Quindi ragazzi, questo video era d'obbligo, lo so che mancano 24 ore, però l'opportunità c'è adesso. C'è adesso perché in Francia ci sono i saldi dell'Olympique de Lyon. Non so se siete al corrente, ma ragazzi, l'Olympique de Lyon deve vendere e fare cassa per almeno 100 milioni perché ha seri problemi proprio per quanto riguarda il bilancio. Sta svendendo un sacco di calciatori, da Nouama a Mangala. E ragazzi, qua ci sono dei calciatori molto molto interessanti, quindi mi raccomando, mettete un mi piace in questo video, condividetelo, fatelo arrivare a Ibrahimovic, taggatelo in Twitter, Instagram, in tutte le cose, Furlani, che si diano una mossa, che smettano di guardare profili visti e rivisti, mezzi infortunati, che non sappiamo come rendono, perché qua ci sono i saldi e veramente sono tanti giocatori interessanti. Primo su tutti, Gift Orban, ragazzi, già l'anno scorso accostato al Milan, poi preso dal Lione. Quest'anno il Lione, dopo aver giocato tutta la scorsa stagione con la Lacazette titolare, si è preso anche Mika Utadze, ha un sacco di attaccanti. E ragazzi, qua abbiamo un Lacazette esperto da prendere a prezzo veramente ridotto, o un Gift Orban che vale la metà rispetto a quanto l'ha pagato l'anno scorso il Lione, che è uno dei miei attaccanti preferiti per quanto riguarda giovani attaccanti, appena 22enne. Guardate che statistiche Gift Orban: 0,77 di media gol, quasi un gol a partita, un 48% di precisione di tiro in porta, provandoci 3,5 volte, un attaccante che ci servirebbe come il pane. Prima punta classica, non si tratta seconda punta, trequartista o quello che è, prima punta classica a prendere a prezzo di saldi. Io ragazzi, a questo punto, più che andare a dare Salemakers alla Roma, più soldi per dargli poi soldi per ciularci con E, ragazzi, diamo questi 10 milioni che li vogliamo dare alla Roma, più buono su quello che è, per portarci a casa questo Gift Orban. E se poi Salemakers deve lasciare, lo diamo in prestito con riscatto, lo vendiamo monetizzando la Roma, quello che è, ma andare a fare favori alla Roma, come ha detto recentemente Di Marzio in un ultimo Twitter, che la Roma sta appunto aspettando di chiudere lo scambio con conguaglio tra Salemakers e Abraham per poi andare a chiudere con E. Se poi andiamo indietro nelle posizioni, troviamo anche un Ryan Cherki, uno dei migliori talenti francesi, che lui per un trequartista esterno, che però anche lui in teoria potrebbe prendere il posto di Salemakers in rosa. O se andiamo indietro nel centrocampo, ci sono elementi esperti come Tolisso, uno bravissimo come Kakere, Mangala, che è arrivato lo scorso anno e lo sta svendendo adesso il Lione, lui sembra essere uno dei primi indirizzati a essere ceduto. Veramente tanti tanti calciatori molto molto interessanti. Scendendo anche sulla difesa, troviamo un Tagliafico che potrebbe, tra l'altro nazionalità italiana, comunitario, potrebbe essere un'alternativa a Theo Hernandez sulla sinistra. Io non so cosa stanno aspettando i nostri dirigenti a perlomeno provarci a portare a casa un giovane talento importante come Gift Orban a prezzo di saldo, o altri elementi appunto dall'Olympique de Lyon, perché come vedete ce ne sono tanti. Un Cacheret, non parliamone, ottimo centrocampista, Mangala pure, titolare nel Belgio quest'estate. Ragazzi, qua ce ne sono veramente tanti. Io se ne devo scegliere uno, come detto, attaccante centrale, Gift Orban, che attualmente valutato, lo vediamo qua, 15 milioni di euro su Transfermarkt. Ragazzi, cioè sono praticamente i soldi che gli stiamo dando di conguaglio alla Roma per prendere Abraham, che è più vecchio, condizioni fisiche inferiori, meno media gol, meno tutto. Ragazzi, io ve lo dico con il cuore, condividete questo video, taggate Ibrahimovic, taggate Furlani, taggate Moncada. Secondo me sti qua sono in un momento un po' di confusione e stanno guardando lì vecchi obiettivi e cose, ma ragazzi, cioè, io davvero non me lo spiego. Arrivare sempre all'ultimo giorno di mercato e con tutti questi cambi di progetti e cose, poi con E che sembrava arrivare, adesso sembra di nuovo la Roma in vantaggio, Bennacer che doveva essere ceduto, poi non è ceduto, Salemakers che Fonseca voleva che rimanesse, poi viene mandato via. Ragazzi, io ci provo, lo so che manca un giorno, non prendetevela con me,
di te, dovevi farlo prima questo video, ragazzi. I saldi del Lione sono adesso, per tutta l'estate ha tenuto duro il Lione a vedere se arrivavano offerte degne, invece adesso sta realmente svendendo un sacco di calciatore, ripeto, deve vendere almeno per 100 milioni di euro, quindi in questi giorni sono già quasi chiuse le cessioni di Mangala e Ernst Nouma, altro attaccante esterno molto molto interessante, però ragazzi non arrivano ancora a 100 milioni, qua qualcun altro dovranno cedere. Altro elemento molto interessante è Maitland-Niles, non so se vi ricordate Maitland-Niles, lui può giocare terzino destro, può giocare esterno, può giocare trequartista, può giocare mediano, ha fatto un sacco di ruoli Maitland-Niles, un po' simile per posizione in campo, come dicevamo tempo fa, a Kadioglu, cioè un calciatore molto duttile che anche lui in rosa potrebbe prendere il posto di Selemakers, perché come Selemakers può giocare in tante posizioni del campo, oltretutto ex compagno di Tomori, e se gli vogliono dare un ex compagno a Tomori prendiamo questo Maitland-Niles piuttosto che Abraham, direi io. Comunque io ragazzi ci provo di Gift Orban, come detto potete andarvi a vedere immagini su YouTube, potete andare a vedere quello che volete, però io questa mattina quando ho letto appunto di questi saldi del Lione mi sono detto: ma cosa aspettano i nostri dirigenti a provare a portarsi a casa qualche giocatore di questa squadra, che ripeto non hanno stipendi altissimi, possono arrivare a prezzi decenti, sono tanti giovani, tanti di talento. Io davvero non mi spiego questo mercato ancora non concluso, che prima era concluso poi non è concluso, e ragazzi stiamo ancora qua a aspettare una punta degna da fare alternativa a Morata, ripeto non una terza punta, perché trovo difficile che il Milan mantenga Jovic, mantenga Morata e prenda una terza punta, però Jovic da quanto si dice nelle ultime notizie che sto leggendo stanno ricevendo offerte un po' dalla Spagna, dall'Olanda, dalla Turchia, lui non sembra che se ne vuole andare, però ragazzi cioè stanno provando a prendere Abraham perché probabilmente un qualche modo di farlo fuori Jovic lo troveranno. Comunque qua Cerchi ragazzi, Ryan Cerchi, che ovviamente come detto si tratta di un trequartista esterno, però ragazzi se è tutto buttato all'aria questo mercato, senza programmazione, senza niente, ragazzi tanto vale approfittare di questi saldi e andarsi a prendere un calciatore perlomeno che fisicamente sta bene, di prospettiva, a prezzo interessante. Non so ragazzi, io più che dirvi di taggare Ibra, Furlani, Moncada, la AC Milan su Twitter, Instagram, Facebook, non lo so, decidete voi, però secondo me questi si sono un po' sono in un momento un po' di confusione, non hanno le idee chiare e non stanno pensando con la mente libera, perché adesso ci siamo fissati su questo Abraham, scambio con Selemakers, che come detto andandogli a dare un conguaglio favorirebbe poi l'acquisto di Koné per la Roma. Ragazzi, Koné che tra l'altro è stato convocato in nazionale francese, prima convocazione per lui, quindi vedremo cosa sarà. Manca un giorno oramai, però se si sbrigano questi un bel Gift Orban a casa e stiamo tutti tranquilli e contenti, io veramente non aspetterei a prenderlo e assicurarcelo. Ditemi comunque qua sotto cosa ne pensate, come sempre un bel mi piace e che Dio ce la mandi buona.